devo dire che è un bilancio equilibrato in tutte le sue parti. Per quanto riguarda il sociale, addirittura registriamo un incremento sia per il sociale che per la cultura, e per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo fatto una programmazione prudente e tentiamo di realizzare o di avviare gran parte delle opere. Tra queste merita una citazione particolare l'illuminazione della circonvallazione interna, che è un intervento importante atteso da molti anni dai cittadini trevigliesi, perché anche in sicurezza. Contenuti no, perché non riflette un progetto della città, le tasse. Non c'è niente da fare, l'imposizione fiscale ci vuole, però si può fare un'imposizione fiscale più leggera o più pesante nei confronti dei cittadini. La scelta di aver tolto l'esenzione ai redditi bassi, l'esenzione dell'addizionale IRPEF a 10 milioni e non a 12 milioni, come era prima, a 12 mila euro, scusi, milioni, mi confondo, come era prima, è una scelta secondo me negativa. È uscito un disegno, che un disegno nuovo della città, con una serie di investimenti che però personalmente non vedo ancora alla fine, cioè mi sarei aspettato un discorso più calato sulla realtà. Da un punto di vista teorico, per carità, sono scelte rispettabilissime, da un punto di vista pratico secondo me manca ancora qualcosa. Può essere però, voglio dire, che magari tra 6 mesi le applicazioni pratiche di questo bilancio si vedano. Non posso escluderlo a priori. È il primo bilancio di questa amministrazione, ci sono le scelte che abbiamo potuto e in alcuni casi dovuto fare. Dovuto è l'incremento di alcune tariffe di tasse, perché la congiuntura economica ci porta a chiedere qualche sacrificio ai cittadini di Treviglio, però abbiamo cercato di garantire tutti i servizi, soprattutto quelli culturali e sociali. Dal punto di vista del piano delle opere pubbliche abbiamo inserito tutto quello che potrebbe essere realizzato nel corso di quest'anno. Credo che sia un bilancio serio, un bilancio fatto con la testa sulle spalle, che possa dare alla città di Treviglio il nuovo ruolo di centralità che vogliamo garantire. Treviglio è interessata da molte infrastrutture durante il corso di questi anni, abbiamo portato a casa con una negoziazione molto ferrea con Rete Ferroviaria Italiana la realizzazione di opere attese da quasi 20 anni. Credo che anche questo sia un segno della disponibilità di questa maggioranza ad avere a che fare con altri operatori per portare a casa risultati per i cittadini di Treviglio e della bassa pianura bergamasca.